Il 16 di novembre del 1927 moriva a Napoli il santo medico Giuseppe Moscati. Chiediamo a lui oggi la sua presenza ai nostri esercizi, la sua preghiera. Vediamo la figura bellissima di questo laico professionista, nato a Benevento, figlio di una famiglia di professionisti ma nel campo giuridico. Finiti gli studi, decise, un po' a sorpresa rispetto alla tradizione del padre, che era una grande figura di giudice nel campo appunto della legge, di iscriversi a medicina, sentendola quindi come una vera e propria missione. Ebbe una carriera folgorante, non solo laureato in modo molto brillante, ma anche subito impegnato nella Napoli dei primi anni del XX secolo. Pensate, divenne primario di ospedale all'età di 31 anni, insegnò anche all'università e passò la sua esistenza relativamente breve, perché morì appunto a 47 anni, nel 1927 aveva 47 anni, e appunto la sua vita nella professione si divise tra l'ospedaliera all'ospedale degli incurabili di Napoli e l'insegnamento, fu anche assistente all'università. Nella sua scelta della vita, nella dedizione ai malati, fece anche la scelta piuttosto giovanile, scelta di castità. Non si sposò mai, ma non fu frutto delle occasioni mancate o del caso, fu una scelta precisa che dice la sua dedizione, il suo desiderio di appartenere al Signore. Interessante che appare una figura piuttosto isolata, nel senso non ebbe contatti con, non ebbe dei maestri, non ebbe contatti con figure eminenti o sacerdoti della Chiesa napoletana. Appare proprio un figlio di Dio che segue il suo itinerario personale. Ebbe solo un'amicizia, ma neanche questa determinante più di tanto, con Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei. La sua giornata quindi era molto semplice, si basava su una pietà tradizionale, andava a messa tutte le mattine e poi passava la giornata nella cura dei malati tra l'ospedale e l'ambulatorio personale che aveva fatto a casa sua. Alcuni, come dire, modi della sua professione, mentre poteva, pensate, primario di ospedale a 31 anni, fare una carriera anche economicamente che lo portasse a una vita agiata, e invece come scelta sua non si faceva pagare. Anzi, è interessante che nei casi di particolare necessità e bisogno era lui stesso che andava a prendere i medicinali dall'ospedale in farmacia e aiutava coloro che non potevano essere pagati. Mi viene in mente un episodio del santo curato d'Ars simile, il quale trovò un ladro un giorno in canonica, non solo gli diede tutto quello che stava rubando, ma per tutta la vita del ladro gli pagò una pensione, così non rubi più, diceva il curato d'Ars. Gli diede un mensile finché sto ladro visse, verrebbe da dire, fu fortunato andare a rubare nella canonica del curato d'Ars. Così anche possiamo dire fortunati coloro che ebbero la gioia di essere curati da San Giuseppe Moscati. Aveva un carattere mite, buono, signorile, lo si vede anche dal ritratto, l'unico ritratto che si ha, un carattere riservato, però affabile, pronto anche alla battuta. Come segno, potremmo dire, un po' particolare della sua figura, è che aveva una straordinaria capacità riconosciuta anche dai suoi colleghi della diagnosi. Curava, ma soprattutto era abilissimo, forse anche un dono di Dio, nel capire a una semplice visita di che cosa tu eri affetto. E univa a questa straordinaria capacità diagnostica anche, specialmente negli ultimi anni della vita, una capacità, questa certamente gli veniva da Dio, di capire anche lo stato dell'anima.
Una volta lui viveva con la sorella, tornò dalla sorella e turbato disse alla sorella che nell'ultima visita che aveva fatto a una signora che si era presentata aveva capito immediatamente che questa viveva una vita irregolare, certamente non lo sapeva da altre fonti. Dice, ma l'ho capito e gliel'ho chiesto e lei me l'ha confermato. Ma lui aveva paura di questo, di questa capacità di vedere all'interno dei cuori, non sempre e non in tutte le occasioni. Ma quando si accorgeva di questo, e anche nell'ordinarietà, ecco la bellezza di San Giuseppe Moscati. E aveva una duplice esortazione, oltre la cura del corpo, anche la cura dell'anima. Quando si accorgeva che la persona non viveva in grazia di Dio, non viveva secondo i dettami della Chiesa, lo invitava a confessarsi e questo faceva parte della cura. Cioè non c'è solo il corpo, ma c'è anche l'anima malata. Ma il bello è che lui non faceva nient'altro se non mandare dal sacerdote, quindi non aveva atteggiamenti da santone, non poneva le mani, non diceva niente. Diceva, guarda, hai bisogno per essere curato di mettere a posto anche l'anima. E questo lo faceva spesso e volentieri. Quindi univa all'intelligenza della scienza e quindi della sua cura anche il bisogno di ritornare in grazia di Dio. Morì nel 1927 in modo improvviso, di un malore improvviso sul lavoro. Aveva appena finito una giornata di lavoro, si accasciò, si disse che non stava bene, alla sorella si accasciò e morì improvvisamente. Al suo funerale ci furono migliaia e migliaia di persone che erano state beneficate, si era già sparsa la voce della sua santità. Il suo corpo riposa nella chiesa di San Gesù Nuovo a Napoli ed è fonte di continui pellegrinaggi. Quali sono gli insegnamenti che possiamo trarre da questa bella figura di laico, santo, professionista? Direi tre. Il primo, la santificazione nell'esercizio della professione, cioè facendo bene il medico. Non, ripeto, la sua vita di pietà era molto ordinaria, la messa quotidiana e una preghiera, ma non eccezionale. Cioè la santità non è allora un'attività aggiuntiva a quello che il Signore ci chiede di fare, non è uno sforzo di fare qualcosa oltre, ma è lo sforzo di fare qualcosa dentro, in questo caso dentro la sua professione. Papa Pio XII aveva detto che il mondo viene consacrato dai laici nella professione del loro lavoro, una consacrazione del mondo, questo è anche un messaggio che si trova nei testi dell'ultimo concilio. Quindi il lavoro, la professione, come strumento e mezzo per la nostra santificazione. Detto in soldoni, quando un medico fa il buon medico e lo fa pienamente e intensamente, è un mezzo di santificazione. Il secondo insegnamento, questa interessantissima binomio, cura del corpo e dell'anima, segno che il corpo e l'anima interagiscono tra di loro, evidentemente siamo uno, quindi se metto a posto l'anima, verrebbe da dire questo va a beneficio anche del corpo. Oggi c'è un sacro terrore di violare la sfera personale privata, la famosa privacy che sta diventando forse una divinità. Come a dire, se un medico oggi dice, guardi signora, forse è bene che lei si confessi, forse questa dice, ma scusi, ma lei cosa vuole, come entra in questa sfera mia personale e privata? Peraltro egli era un consigliere, non è che obbligasse, diceva credo che sia bene che lei metta a posto la sua anima, ma il paziente trovandosi in un caso di bisogno, che di affidamento, il paziente si affida al medico, ecco che San Giuseppe Moscati, capendo questo,
non si faceva tanti problemi. La cura era anche la conoscenza di Gesù e lo stato di grazia. E mi viene in mente le comunità di Suor Elvira, non so se conoscete, io sto nel Piemonte, di vicino c'è una suora, Suor Elvira, che ha creato delle comunità, sono piuttosto numerose, in cui i drogati, i giovani che vengono raccolti per le strade, vengono curati con il rosario. Non ha nessun'altra cura o sostanza che viene data, con la preghiera. E ci sono tanti miracoli, miracoli di conversione, miracoli di guarigione, miracoli di disintossicazione, quindi riguarda il corpo, fatta con la preghiera. Quindi esiste, è provato questa interazione. Il terzo insegnamento che possiamo trarre è un po' come si diceva ieri, la scienza e la medicina, quando vengono staccate da un discorso unitario in cui tutto viene da Dio, perde la sua figliolanza. Potremmo dire che oggi il mondo scientifico e anche il mondo medico, con la bioetica di cui tutti i giorni leggiamo e ci informiamo, oggi ha bisogno di una profonda cura. Possiamo dire abbiamo bisogno di scienziati e di medici guidati dallo Spirito Santo e guidati anche dal Magistero della Chiesa. Per cui quello che vi chiedo a voi che siete qui sacerdoti, nessuno di voi forse è medico, ma avete dei medici nelle vostre parrocchie, fra i vostri amici, fra coloro che si rivolgono a voi? Ebbene, io vi chiedo di sostenerli, di presentare loro la figura di San Giuseppe Moscati, di essere loro vicini, perché combattono una battaglia su tanti fronti quotidiana contro le forze del male, che vogliono proprio distruggere la presenza di Dio Padre e Creatore in questo campo così importante come è la medicina, la scienza e la cura del corpo. L'interazione tra Dio e l'uomo nella cura del corpo in San Giuseppe Moscati trova un alfiere di primissimo piano. Concludo con un appunto che Giuseppe Moscati scrisse nel 1920, trovato nei suoi documenti. Non scrisse nulla perché non aveva tempo, però questo appunto è stato trovato. Egli scrive: gli ammalati sono le figure di Gesù Cristo. Molti sciagurati, delinquenti, bestemmiatori vengono in ospedale per disposizione della misericordia di Dio che li vuole salvi. La missione dei medici è di collaborare a questa infinita misericordia. C'è da riflettere.